Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 30 di novembre, giovedì 30 novembre 2017, e non posso fare come dico di consueto in questi casi perché è la novità del giovedì. Questa settimana abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, quindi siamo spostati al giovedì a parlare di periferie. Però non perdiamo l'appuntamento settimanale con il Focus Periferie, con la Consulta Periferie Milano e quindi con il nostro ospite, consueto ospite, Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati anche per lo slittamento. Comunque, giovedì va benissimo. Va bene, ok, ottimo, Walter, anche giovedì andava bene e va benissimo, direi, perché insomma, se il giovedì porta con tanti ospiti, io ti ringrazio tantissimo. Chi ci hai portato oggi come ospite? Oggi abbiamo Katia Bortolozzo, dell'associazione Atla Onlus, un'associazione per l'accessibilità e per il diritto delle persone disabili. Eccolo, siamo in tema disabilità. Oggi parliamo di persone con disabilità e dell'accessibilità e del rendere sempre più dignitose e più vere le vite di queste persone. Perché? Perché il 3 dicembre sarà la giornata internazionale delle persone con disabilità, appunto. E siamo ben contenti di avere di nuovo Atla qui ospiti con noi. Abbiamo già avuto l'anno scorso, abbiamo cominciato a conoscervi. Però, Kate, ti chiedo per chi magari, come dire, per quelli più distratti o per quel numero di persone che finalmente ci seguono sempre di più e quindi sono nuove, che cos'è Atla? Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi per parlare appunto di Atla e delle attività che realizziamo nella Cascina Bellaria, che è la nostra sede. Atla è un'associazione di promozione sociale attiva da più di 30 anni sul territorio di Milano e si occupa proprio delle attività del tempo libero come un diritto per tutti, quindi un diritto anche per le persone con diversi tipi di disabilità. E nel corso di 30 anni, diciamo, sono state realizzate diverse esperienze, ma prima di tutto, primis, sono esperienze di autonomia e soprattutto di viaggio e di turismo Perché è molto accessibile. interessante fare questo vostro accento che date subito sul tempo libero, nel senso che spesso e volentieri non se ne parla abbastanza, no? Ma insomma, il Esatto. tempo libero è una di quelle ricchezze che ognuno di noi può permettersi o meno e quindi rendere la qualità della propria vita migliore. Certo. Perché no, anche per le persone con disabilità. Esatto, proprio questo è il focus, perché no? Per le persone con disabilità, quindi se vogliamo creare una società sostenibile, accessibile e diciamo creare diritti per tutti, l'importante è anche dare la possibilità a persone che hanno diverse problematicità, però che hanno la possibilità di vivere delle esperienze positive, delle esperienze di crescita, delle esperienze appunto di autonomia e non per forza seguite dalla famiglia, appunto seguite diciamo dai vari centri a cui Ecco, e che si partecipano. parla, che stiamo parlando di qualcosa di importante e interessante, è testimoniato anche dal fatto che, insomma, dicevi, sono 30 anni che Atla opera. Sì, assolutamente. Sono 30 anni che è attiva sul territorio. Nel corso di questi 30 anni sono stati realizzati diversi progetti inclusivi riguardo lo sport e soprattutto i viaggi. Quindi sono, diciamo, gruppi di ragazzi che hanno viaggiato per il mondo grazie a Lino Brundu che per primo ha creato questa associazione, poi tutti i volontari che ne hanno fatto parte nel corso degli anni e gli operatori e gli educatori. Ora come ora abbiamo ancora chiaramente questo focus e in più in aggiunta abbiamo diciamo, la sede di Cascina Bellaria in cui stiamo cercando di costruire proprio la cultura dell'inclusività, per cui anche a livello lavorativo, anche a livello di ristorazione, di alloggio, un ostello accessibile a tutti, un ristorante che diciamo anche prende in considerazione le necessità di tutti, all'interno del quale è coinvolto uno staff inclusivo e nella cascina abbiamo anche diverse attività, tra cui la ciclofficina, l'orto associativo, un'area ludica accessibile, quindi Ecco, un parco tutto. giochi per bambini, Ecco, l'area ludica area ludica accessibile, accessibile, un parco giochi per quindi bambini. uno dei tanti
uno dei tanti parchi giochi per bambini che ha una caratteristica, sì, quella di essere accessibile veramente a tutti, anche ai ragazzini che hanno delle disabilità, okay, che sono in carrozzina. Okay. Una caratteristica quasi unica a Milano, perché diciamo sono, sono due adesso ce n'è una nuova recente che ci risulta abbia questo tipo di caratteristica. Che poi apparentemente sono caratteristiche, a me quando l'ho visto è molto interessante il fatto che sono caratteristiche che non si vedono in un certo senso, nel senso che sembra un parco giochi normale, esatto, con diciamo dei giochini un po' diversi rispetto agli altri, ma che grazie a questa piccola diversità, a questi piccoli accorgimenti, in realtà rendono possibile a qualsiasi tipo di bambino con anche grave disabilità di poter comunque giocare come suo diritto, come diciamo. Diritto fondamentale. Tu guarda, di cosa ti occupi all'interno di Atla precisamente? Io sono entrata da poco nel team di Atla e mi occupo del tempo libero, delle attività del tempo libero come referente, e quindi settimanalmente abbiamo due incontri, uno il mercoledì con diciamo i più adulti che sono dentro l'associazione da tanti anni, e un altro il giovedì con i ragazzi un po' più giovani, gli adolescenti. Sono dei momenti appunto di convivialità in cui si fanno delle attività insieme, dei laboratori di cucina, artistici, creativi, diverse tipologie di attività, e si mangia insieme. E poi le attività del weekend. Ah, poi torneremo viaggi ancora appunto a capire meglio che cosa avviene interno alla Cascina Bellaria, che appunto parco di Trenno, per intenderci, zona ovest di Milano, piena periferia proprio, cioè qui stiamo parlando della periferia quasi. No, stiamo parlando di periferia, un luogo della città molto bello. Infatti, Walter, perché hai voluto proprio... l'hai voluto fortemente questa puntata tu oggi, perché hai voluto Atla a testimoniare questa bellissima realtà? In primo luogo perché essendoci il 3 dicembre la giornata della disabilità, e quindi in Atla ci sono tutta una serie di appuntamenti, e poi ci saranno anche alcune iniziative a contorno fuori dalla città, adesso si stanno realizzando proprio anche per rendere evidenza dell'accessibilità o meno della nostra città, perché questo qui è uno dei termini fondamentali, e quindi l'importanza che la progettazione, perché fare le cose in una maniera piuttosto che nell'altra non costa niente, basta tenere conto di certe cose, altrimenti ci tocca sempre rilavorare, poi si fanno le cose non accessibili e poi bisogna anche renderle accessibili, passa il tempo, si spendono soldi, invece imparare a progettare correttamente è fondamentale. E quindi c'è la giornata della disabilità, e appunto al parco di Trenno, che è a 400-500 metri dal capolinea della metropolitana, sì, 5 Lilla, ciascuno potrà andare in Cascina Bellaria e toccare proprio con mano e sperimentare quello che è un parco giochi accessibile, quello che è un orto didattico accessibile, ma anche per esempio c'è una ciclofficina con delle biciclette che possono essere utilizzate anche all'interno del parco di Trenno, che è molto ampio e quindi consente un tranquillo andare in bicicletta. Ecco, si possono proprio sperimentare direttamente che cosa vuol dire l'accessibilità, e non c'è miglior cosa che provare. Ma voglio dire che per ancora una volta le periferie si mostrano per quello che in realtà sono davvero, e che troppo spesso invece non viene dato spazio, troppo spesso le periferie vengono ricordate solo per disagio e brutta gestione, invece insomma, anzi, in questo ormai è un anno che andiamo avanti a raccontare solo storie di bellezza, di forza proprio delle periferie, di costruzione di qualcosa di interessante in città. Ma qui noi abbiamo proprio una dicotomia, no? Da una parte si dice le periferie sono anche occasione di creatività, generano iniziative nuove e quant'altro, dopodiché di iniziative nuove e di creatività e di capacità ce ne sono numerosissime, non vengono mai messe a sistema. E quindi se ne parla in astratto, no? Dopodiché sul concreto va a finire che normalmente anche chi decide, decide senza conoscere quella che è la realtà. Questo qui è uno dei punti fondamentali. Sì, ma devo dire, no, quell'anche un po' lasciano per me, perché anche no, è quella la periferia, se magari anzi, ma anche sì, un posto dove ahimè succedono anche altre cose. La periferia non è una brutta parola. Fate. No, la periferia è un luogo all'interno di quella che è la città, c'è un centro storico, c'è un centro L'agenzia delle entrate ha catalogato anche quattro semicentri e poi quattro periferie.
è un fattore di logistica, punto. Uh-huh. Dopodiché è come noi viviamo la visione complessiva della città. È chiaro che se noi vediamo dal punto di vista culturale la visione complessiva della città è la Scala di Milano e il resto non c'è, è chiaro che io continuerò a fare anche delle scelte che contemplano esclusivamente il Teatro La Scala e non tutto il resto. Dopodiché noi andiamo avanti ad eventi e quindi c'è l'evento dove dal centro alla periferia. Perché volevo dirti appunto La Scala quest'anno per il 7 dicembre fa i 50 luoghi diffusi, la prima della Scala, in visione anche in periferia. Ma allora, che è una cosa peraltro che sta facendo da qualche anno e va benissimo. Ok. Il tema è che al di là del 7 di dicembre, dopodiché ci sono gli altri 364 giorni della settimana e se noi vogliamo andare a vedere come stanno le cose e anche aiutarle e alimentarle, dobbiamo andare a conoscere e partire dalle periferie. Uh-huh. È da lì che si deve partire, così si conosce. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata del presidente dell'Associazione Editori Italiani, che ha detto innestiamo la cultura nei quartieri perché periferie lui non ne vuole sentir parlare. Va bene, ognuno ha le proprie percezioni. No. Dopodiché l'architetto Boeri ha cercato invece di declinare che cos'è la periferia. Siamo un fan della parola periferia. No. Ecco, solamente che la associa a degrado e invece non è questo. No? Infatti ha detto, ma il degrado non c'è solamente in periferia, ci può essere anche in centro e quindi poi va a finire che il degrado, siccome può essere dappertutto e quindi allora lo si chiama periferia, e allora la periferia può essere dappertutto. Sta di fatto che poi, come succede in alcune manifestazioni, l'80% delle iniziative è nella zona 1, cioè nel centro, il 20% nella rimanente parte della città, con alcune delle 8 zone, come recentemente è accaduto, che sono rimaste scoperte di eventi. No? E se non si parte invece dalla periferia, si sbaglia proprio approccio, chiudendo la vicenda proprio dal taglio culturale, perché innescare e innestare le iniziative culturali in periferie, ma le periferie sono ricchissime di iniziative culturali, diciamo sempre, ormai lo quante ribadiamo. Quante ne avete sul sito questo ci mese? Ci sono 111 teatri amatoriali o professionali, abbiamo adesso 50 biblioteche con l'ultima che è stata aperta, 22 di queste sono comunali, la 50esima è stata aperta al Borgo Sostenibile a Figino. Uh-huh. Il nuovo progetto, anzi la nuova realizzazione di housing sociale. Certo. Dopodiché abbiamo, ma questo proprio per malcontate, nel senso che siamo deficitari, ci sono 168 centri culturali o associazioni culturali. Sul nostro sito riportiamo un calendario che anche questo mese, anche qui per difetto riporta oltre 150 iniziative a titolo gratuito e il 70% sono culturali. Solo un mese. Allora, il problema però è che non c'è una comunicazione che le sostiene queste cose, è data al caso, cioè non si entra nella logica sistemica. Questo è il tema, tanti fanno rete e va benissimo, ma oggi bisogna cambiare passo, bisogna fare sistema, altrimenti ognuno si arrabatta come può e continuiamo a riprendere anche con le nuove iniziative che ci sono sulle periferie. Noi ce ne occupiamo in maniera attenta e siamo aiutati anche da tutta una serie di altri che studiano e quant'altro, da ormai oltre 12 anni, siamo nel 13° anno di attività. Un po' di idea ce la siamo fatta, ma soprattutto l'abbiamo praticata, non fosse altro per i 600 concerti che abbiamo promosso in questi anni a titolo gratuito, con la disponibilità attuale anche di 42 cori amatoriali che sono disponibili ad andare a cantare anche nei quartieri popolari periferici. Ecco, partiamo proprio da lì. Su questo discorso di comunicazione, Walter, vorrei fare, ti rubo oggi un minuto della tua trasmissione, perché sai che questo è il tuo focus, voglio, però rubo appunto due paio di minuti per fare questo appello a tutti quelli che stanno seguendo. Il 7 di dicembre, insomma la festa di Milano per eccellenza, Sant'Ambrogio, noi saremo in onda con una puntata speciale di Good Morning Milano di un'ora.
dalle 12 all'una, dove cercheremo appunto di dare risalto a tutto ciò che succederà in quel lungo ponte di festa. Quindi se avete eventi, manifestazioni fatti da associazioni, gruppi sociali, gruppi che si mettono insieme, anche gruppi di amici che si mettono insieme, va benissimo, scriveteci, commentateci, dateci le vostre indicazioni, che potreste venire qua a raccontare in diretta cosa vi siete inventati per quel lungo ponte di Sant'Ambrogio. Poi chiederò anche a te appunto, Walter, che cosa Consulta Periferie in Milano magari avrà in serbo, anche se Atla avrà qualcosa in serbo per quel lungo ponte appunto. Vi ripeto, scriveteci, collegatevi, mandateci una mail, commentate qui sotto, dateci indicazioni di cosa avete in programma come eventi, come manifestazioni con la vostra associazione o gruppo, e noi cercheremo di tutto per dare voce appunto e dare un calendario più completo di quello che succede in quel lungo ponte di festa qua a Milano. Scusa Walter se ti ho interrotto, ma ci tenevo appunto a fare questo appello. La trasmissione è per focalizzare e rendere più attenti sul tema delle periferie, e il fatto che portiamo sempre un ospite che non è che ce la racconta su, ma è testimone di una realtà incontrabile. Perché noi siamo non tanto per la realtà virtuale, ma per la realtà reale. Qui bisogna, si può sempre andare a testare con mano. Vogliamo passare quello, proprio la dinamica umana funziona così. E quella di Atala è esattamente la testimonianza. Adesso abbiamo parlato tempo libero per il mondo, ma a me è impressionato quando ho incontrato, abbiamo come Consulta Periferie Milano incontrato questa realtà, perché dove porta i ragazzi al mare? E uno dice, porta le Rimini, che è abbastanza semplice, no? No, invece a New York, no? A Melbourne, in Australia, sono viaggi impegnativi, infatti. Che più lontano di così non si può. Solo che, per esempio, anche dal Melbourne c'è da imparare, perché è una città sostanzialmente accessibile. Tra l'altro Milano è anche gemellata con Melbourne. Ah, e tra l'altro, diciamo, Milano non esce malissimo in realtà tra le città accessibili. In realtà, vedevo prima, mi hai portato un bellissimo articolo in cui si spiega un po' l'accessibilità più o meno della città. Sono rimasto sconvolto dal dato di Parigi, con solo 9 stazioni accessibili della metro su tutto il totale delle metro di Parigi. Mai nessuno avrebbe pensato una cosa, invece, insomma. Per fortuna ogni tanto anche noi invece abbiamo da insomma star meglio di altri, come dire, sempre no, però, insomma, non è mai cioè, c'è sempre da migliorare, c'è sempre da migliorarsi, però infatti appunto per questo il 3 dicembre, riprendendo il discorso, sì, proprio per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, vogliamo focalizzarci sulla mobilità urbana, cioè sul diritto cosa alla mobilità urbana. Cosa avete organizzato allora? Proprio per questo, quindi, abbiamo organizzato in stazione centrale una prima parte della giornata. Durante la mattinata sarà presente anche l'associazione Orme con noi, che è un'associazione di persone non vedenti, che sono diciamo specializzate nell'orientamento e anche in eventi, aperitivi al buio, cene al buio, quindi esperienze sensoriali inclusive di questo tipo. E quindi organizzeremo un orientamento all'interno della stazione centrale, partiremo da un punto in piccoli gruppi, dalle 9 ci sarà il ritrovo, ci sarà uno stand di Atla fino alle 12, alle 13 e un quarto, e ci saranno piccoli gruppi che partiranno accompagnati da due persone non vedenti in un percorso, diciamo, sensoriale di orientamento alla stazione, per capire quanto può essere accessibile veramente a tutti, in modo da riuscire anche in questo modo a dare un messaggio anche alla città di Milano, per capire come possiamo anche migliorare, no, in questa mobilità urbana. Siccome, diciamo, la maggior parte della popolazione ormai vive nella città, è proprio un focus che vogliamo dare. Nel pomeriggio invece ci sposteremo, ritorneremo nella nostra periferia, nella nostra sede, vogliamo organizzare una giornata comunque di festa, di convivialità con le famiglie che partecipano alle attività di Atla, ma con anche tutto il territorio, le persone vicine alla cascina, questo, la cascina o lontane. Fatto, sì. Questo sarà svolto sia la cascina Bellaria, sarà presente dalle 16 anche la piccola comunità del teatro di Vivere San Siro, che con cui ci sono collaborazioni, vari progetti, e quindi sarà presente, diciamo, una lettura di brani con accompagnamento musicale da parte di Valerio Buongiorno.
e successivamente un momento, insomma, di condivisione delle emozioni da parte che susciteranno questi brani, sempre appunto in cascina con un tè caldo, calda arrosto, quindi un momento, insomma, per stare insieme, però per Conviviale ricordare, per tutti. conviviale per tutti, proprio aperto al territorio, aperto a tutta la cittadinanza, chiaramente anche diciamo, l'esperienza in mattinata, anche quella aperta a tutta la cittadinanza, però in particolare ci piacerebbe, insomma, coinvolgere sempre più persone, avvicinarle alla cascina e, insomma, Il 3 dicembre, quindi una il 3 giornata intera in dicembre, compagnia di ATA, la domenica, mattina, stazione esatto. centrale. Diciamo anche il sito dove Sì, possono ma noi abbiamo già trovare delle. messo nei commenti, potete Sì. vedere, c'è già il link anche alla pagina Facebook di ATA. Dacci Perfetto. le coordinate, Katia, invece, su come fare a trovarvi il sito internet, poi il vostro Il sito indirizzo. internet è www.atla.it, atla scritto ATLH, e questo è il nostro sito internet, anche su Facebook ci potete trovare. Se volessimo venire in cascina, ci sono degli orari precisi, ci sono degli orari come si può fare a venire a trovarmi in cascina In direttamente? cascina, diciamo, la cascina può essere sempre aperta, nel senso che in segreteria c'è sempre qualcuno, poi ci sono degli orari di apertura a pranzo, Ah, tutti i pranzi, dal lunedì alla domenica. ecco, diciamo, la cosa che è molto interessante, cioè da lunedì alla domenica potete andare, se lavorate in Dalle zona San Siro, 12:30, diciamocelo, potete andare a fare la esatto. pausa pranzo tranquillamente, lo Dalle stesso ristorante degli 12:30 altri, insomma, alle fatelo, nel senso che 14:30, invece del assolutamente. solito panino di corsa al baretto sotto l'ufficio, Sì, ci insomma. sono, insomma, dei menù fissi e anche la sera, dal giovedì al sabato, in questo Ok. Ci caso. sono anche delle convenzioni, Ci sono delle quindi convenzioni. è strutturato. Perfetto. E una solamente sottolineatura sull'accessibilità. L'accessibilità non è solamente di persone che hanno qualche disabilità, ma andando in là con l'età, il fisico comincia a non rispondere più come una volta, e quindi il fatto di avere dei percorsi, cioè i Mi sta percorsi riprendendo per gli accessibili. sgabelli dello studio, Walter. Allora dovrò cambiare gli sgabelli per far sì che sia più Non lo so, comodo. vedete voi, no? Oppure uno può avere un piccolo incidente, Ma è qualcosa vero. del genere, sono tu, porta delle borse piuttosto pesanti. Per cui il fatto di progettare la città attenti all'accessibilità è fondamentale. Fondamentale. Ecco, Proprio per dare la possibilità di autonomia a tutti. No, ma tutti, ma poi anche vivere meglio noi, cioè chiunque, nel senso che appunto se è più accessibile per tutti lo è anche più comodo per quelli, insomma, quel brutto parola di normodotati, no? Ecco, cioè lo è per tutti quanti, quindi. No, colgo E che poi man l'occasione. mano, appunto, con l'età, poi insomma, ognuno di noi ha le sue piccole disabilità, le sue piccole acciacchi, i suoi piccoli problemi, Ma quindi certo. rendere una città fruibile a tutti, davvero, che possono essere bambini, adulti, più anziani, meno anziani, con o senza disabilità, è insomma la cosa migliore, sicuramente. Dopodiché, noi siamo un po' esterofili, dicono, no? Sì? Italiani, eccetera, invece abbiamo tantissime ricchezze, capacità e Già qui? quant'altro. Si tratta solamente di andare nella città, per esempio a Milano, e imparare da tutti quelle appunto risorse e ricchezze che ci sono, facendole diventare non il progetto, la particolarità, ma esattamente quella che è la normalità e Punto la di partenza politica di d'ora in avanti normale. si fa Cioè, così. questo qui è lavorare a livello sistemico. Adesso magari ne parleremo, però ieri Meglio Milano ha Sì? presentato l'Osservatorio Permanente della Qualità della Vita a Milano con tutta una 27esima serie, edizione. 27esima edizione, con tutta una serie di indicatori che vanno sull'ambiente, la cultura, la socialità, l'economia e Che quadro quant'altro. viene fuori, Walter? C'era, ma io direi al di là del quadro, che poi bisogna entrare più nel merito e forse ci vorrebbe una Sono più quadri trasmissione, magari servono. anche con quelli di Meglio Milano che vengono a Ma raccontarcela, a sicuramente, Walter. descrivercela. Ma direi quello che è stato focalizzato nei termini della mobilità sono per esempio gli incidenti. Allora, gli incidenti sono aumentati Ok. in generale, gli incidenti Che di stradali, stradali stiamo parlando? no, Ok. sia per numero di feriti che come incidenti, fortunatamente morti in meno, Ah. ce ne sono stati nel 2016 due in meno dell'anno precedente, comunque sono stati 48. Allora, è intervenuta una persona della regione che si occupa della mobilità in generale. Il tema però che lui poneva e ci ha fatto vedere una piantina di Milano,
tutta punteggiata degli incidenti. Okay. Per cui prima a livello macro, poi si è entrati nel dettaglio micro. E diceva, ed è una cosa che normalmente non si fa, quando si fanno le manutenzioni delle strade, ci vuole ben poco per risistemare la strada in maniera tale che non sia più causa di incidenti, okay. Perché anche come è fatta la strada può essere causa di incidenti. Il problema è che non c'è mai connessione tra chi rileva gli incidenti, chi fa le manutenzioni, sulla tempistica. E qui diceva, certo, si fa più alla svelta a fare uno schema a tavolino, piuttosto che andare sul posto, andare a vedere come sono le cose, studiarle. Ecco, allora il tema è andare sul campo. Così si vedrà, dico con una piccola nota di polemica, che le periferie sono innestate di cultura. Il problema è che la Scala, il Teatro alla Scala, ha un bilancio di 120 milioni l'anno con 40 milioni di interventi pubblici. Gli otto municipi periferici erogano complessivamente circa 500.000 all'anno. Non male. Ecco, poi dentro ci stanno delle cose, sto estremizzando i concetti, ma se noi è chiaro che vediamo Milano in queste cose, sì. E non ci accorgiamo di tutte queste realtà, da una parte diciamo bisogna innestare quando invece è già innestato. Poi, come abbiamo visto anche per situazioni di teatri e quant'altro, quando uno ha qualche decina di migliaia di euro per mettere a norma le proprie strutture, qualche decina di migliaia di euro non si riesce a trovare. No, perché? Perché non è tenuto in considerazione. Allora, nel bilancio della città di Milano noi dobbiamo tenere conto di questo, altrimenti andare dal centro alla periferia è solamente uno slogan. Punto che lascia le cose come stanno. Bene, allora siamo in chiusura. Scuole di periferie come sta andando, Walter? Scuole di periferie, l'avvio, abbiamo fatto 6 lezioni che sono andate da un focus sull'utilizzo degli spazi inutilizzati. Siamo già alle pagelle del primo trimestre, quindi. Siamo già alle pagelle, ma no, questo qui era, diciamo così, qualche compito per le vacanze, okay. No? Che ci siamo dati. Abbiamo fatto appunto 6 appuntamenti, abbiamo focalizzato il tema della comunicazione, abbiamo focalizzato il tema della musica, sì. E quindi della musica, come lo vediamo noi, non è una lezione di musica, ma è mettiamo a sistema quelle che sono le varie realtà che offrono e sono disponibili ad offrire scuole, spazi, iniziative di musica, insomma. E appunto diciamo ci sono i quartieri degradati, si dice che hanno bisogno di cultura, ci sono 42 cori che già lo stanno facendo e sono disponibili ad andare a cantare nei quartieri, nelle corti, si chiama proprio cori in corte questa iniziativa. Quindi noi diciamo ad Aller e a Metropolitana Milanese, che qualche volta fanno qualche iniziativa culturale, ecco, c'è questa disponibilità. Il problema è che nella nostra città è anche difficile offrire le disponibilità, perché si va per compartimenti stagni. Questo qui è il dato. Quindi abbiamo fatto queste selezioni. Appunto, adesso appuntamento a gennaio? Stiamo programmando sostanzialmente il 2018, però con uno sguardo anche al 2019 perché è biennale, questi 60 appuntamenti che saranno dislocati. Attualmente abbiamo 10 sedi periferiche, da Quartoggiaro a Niguarda, a Baggio, dove quindi sul territorio ci saranno e hanno cominciato anche a essere coinvolti i presidenti di alcune commissioni del Consiglio Comunale di Milano e anche i livelli amministrativi del municipio, oltre a una serie di realtà associative, perché se non c'è questa connessione, poi chi decide non sa bene su che cosa decide. Allora, se ci diamo una mano dal punto di vista delle informazioni, ma anche della progettazione, questo è importante. Per quello è importante venire in Atra, per vedere concretamente come si realizzano delle cose e che poi possono essere utili. Infatti chiudiamo proprio con questo. In Atra si può andare il 3 dicembre, giusto Katia, ridacci allora tutte le coordinate per venire il 3 dicembre. Cosa vi siete inventati per questo 3 dicembre in Atra? Il 3 dicembre in Atla, in Cascina Bellaria, ci sarà un pomeriggio insieme dalle 16 alle 17, racconti,
con accompagnamento musicale, dalle 17 alle 18 un piccolo rinfresco offerto a tutte le persone che verranno per celebrare con noi questa giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e per anche impegnarsi in futuro sempre di più per il raggiungimento di nuovi diritti o di miglioramento della vita. Siamo sempre alla ricerca di persone desiderose di supportarci, aiutarci come volontari. Chi può venire a darvi una mano, Natla? Diciamo, qualsiasi persona che voglia dedicare un po' del suo tempo alla realtà associativa, ad una relazione comunque di amicizia e di supporto verso i ragazzi, le persone. Serve tanto tempo? Si può. Questo dipende dalla disponibilità di ciascuno. Diciamo che ci sono delle attività che si svolgono periodicamente, alcune un po' più saltuarie, quindi si può trovare. Lo dicevo proprio perché butto a casa e cioè, lo vorrei fare ma non ho mai tempo. Invece, assolutamente il si tempo può trovare, c'è anche per voi, si può trovare un qualche modo per stare insieme. Sempre da dicembre, comunque volendo, se volete seguire la giornata, anche la mattina in stazione centrale dalle 9 del mattino partiranno dei gruppi a cadenza di ogni tre quarti d'ora, quindi dalle 9:30 fino alle 10:15, dalle 10:30 fino alle 10:15, in questo modo di orientering sensoriale in stazione centrale, realizzato con l'associazione Orme, quindi i nostri amici non vedenti, in modo per parole, insomma, si può vedere la città con occhi diversi. Sperimentare in prima persona qualcosa di nuovo, per sensibilizzare tutte le persone più o meno vicine, lontane al tema, dell'importanza. Non mancheremo di ricordare allora questo bellissimo appuntamento del 3 dicembre. Io davvero vi ringrazio tantissimo di essere qui oggi con noi. Grazie Walter, come sempre, della tua competenza, degli ospiti che ci porti. Grazie mille. Grazie a loro. Ci vediamo martedì prossimo. Non è festa, no? Ci vediamo martedì prossimo. Noi, quindi, ci vediamo martedì prossimo. Con ormai non sto capendo più niente di tutte queste feste che arrivano. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata, sempre sul Focus Periferie. Katia, grazie mille davvero. Grazie, ci vediamo allora il 3 dicembre. Vi aspettiamo il 3 dicembre. Cascina Bellaria, parco di Traiano, un pomeriggio di festa, ma di festa fatta col cervello, come mi piace dire a me. Esatto. Grazie mille davvero. Grazie a voi che giornata. Ci avete seguito. L'appuntamento è domani parliamo di qualcosa di molto interessante anche domani, perché domani parliamo invece di un altro quartiere dalla parte opposta di Milano. Andiamo in quel dell'Ortica, perché insomma sta nascendo davvero un progetto molto interessante a quel dell'Ortica, e vedremo verranno qui Cantiere Ortica a raccontarci che cosa stanno facendo. Grazie mille a tutti, oggi pomeriggio ore 18 il telegiornale di Milano News, non perdetevelo. Grazie mille, arrivederci e a presto.